Se si contasse il numero di disegni erotici, compresa qualche locandina di film di Tinto Brass, ispirati alle Voiland Ingres di Man Ray, ci si potrebbe impiegare parecchio tempo. È una foto in bianco e nero datata 1924 e ritrae un candido fondoschiena femminile su cui sono incisi due simboli musicali, il di dietro e quello di Kiki, la musa del Montparnasse, e lo scatto ha segnato l'immaginario erotico di tutto il Novecento. È anche l'immagine più conosciuta esposta in mostra a Villa Manin di Passariano di Codroipo in provincia di Udine, grande residenza seicentesca trasformata in raffinato spazio espositivo per l'arte moderna e contemporanea. Fino a gennaio sono le opere di Man Ray all'anagrafe Emanuele Rudinsky 1890-1976 ad occupare i sontuosi spazi interni della villa. Dipinti, disegni, video, film sperimentali, oggetti bizzarri e soprattutto fotografie in bianco e nero che sembrano uscite da una sezione moderna di Photoshop e che invece furono partorite dal genio bizzarro dell'artista americano che ha reso il dadaismo popolare anche dopo la sua morte. Nella mostra curata da Guido Comis e Antonio Giuse, in collaborazione con la Fondazione Marconi di Milano, che raccoglie oltre 300 lavori di Man Ray e presenta in Italia il meglio della produzione surrealista dell'artista, il capitolo più interessante è quello della rappresentazione femminile. Sono queste le foto che hanno fatto la fortuna economica e non solo di Man Ray, moderni, curati e giocati su un erotismo non privo di ironia, per sconcertare i ben pensanti degli anni 30. Gli scatti sono un inno alla vita e alla leggerezza, nascono tutti dalle relazioni pericolose tra Man Ray e le sue muse modelle. Kiki de Montparnasse, fotografa, modella, artista e amica di una generazione di artisti che aveva eletto quel quartiere di Parigi a fucina creativa, fu donna di grande fascino. Grazie al suo corpo, quasi sempre nudo, sapeva prendere in giro i borghesi dell'epoca, ma anche se stessa. Erano tutte donne affascinanti quelle che Man Ray metteva davanti all'obiettivo per lunghe sedute fotografiche, cui aggiungeva i lavori grafici con il pennello e le incisioni necessarie a realizzare i suoi colpi dadaisti. Oltre a Kiki, cui la mostra a Villa Manin dedica una sezione a parte, altre muse amanti come Lee Miller, che gli faceva da assistente in studio e con la quale sperimentò le foto solarizzate, ovvero sovraesposte all'eccesso.